What's up skaters, sono Vincent e vi do il benvenuto in questo nuovo video dove organizzo, tra virgolette se così si può chiamare, un contest nello skatepark di Parco Mennea, Piazza Marmolada a Torino. Tra l'altro park super figo, tutto concrete, bello. Fateci un salto se siete nei dintorni. Ma non è questo il punto. Il punto è come è nata questa cosa. E adesso ve lo spiego. Ghetto Blaster, sicuramente avete già sentito questo nome citato sul canale diverse volte. Qualche mese fa mi manda due set di ruote, delle 53 mm e delle 56 mm 100A. Tra l'altro in catalogo hanno anche delle 51, ve lo dico così per conoscenza, per informazione. Ruote che sono buone, sono delle buone ruote. A quanto mi dicono dovrebbero essere di qualità pari a delle entry level di Bones. Sono molto curioso di skatearle. Queste me le sono tenute per il prossimo setup, ma quelle che mi hanno mandato, no. Ho deciso di regalarle a voi, ma regalarle in un modo particolare, non il classico giveaway del tipo seguimi su Instagram e a caso scelgo tra le tot persone che hanno deciso di partecipare. Volevo creare un qualcosa che fosse punto d'incontro, un qualcosa che motivasse le persone a skateare, spronasse un po' la gente e gasasse effettivamente i presenti, ed è così è stato. Infatti siete stati in tanti, avete partecipato in tanti. Quello che ho fatto è stato organizzare una game of skate in flat per le 53 mm e una game of skate in park per le 56 mm, in modo tale che i più forti se le accaparrassero. Quindi partiamo con la prima game of skate in flat. La modalità è stata questa: una game totale con tutti di qualifica, senza senso, fuori da ogni regola dello skateboarding. Gli ultimi quattro si giocavano poi il tutto per tutto, ripartendo da zero. Quindi, per proporre, visto che sarebbe stato impossibile fare un Rochambeau, girare la tavola, mamma insciola, quello che volete, proponevo io. O meglio, davo la possibilità alle persone di proporre attraverso delle piccole challenge, del tipo... Raga, il primo che chiude con Covid inizia! Oppure... Primo che spara un pezzo di guaretti, propone! Robe senza senso, ed è strabello vedere la gente schiantarsi. Era un delirio in quel flat assurdo. Fortunatamente per questa prima parte di giveaway non abbiamo intasato troppo il park. Mi dispiace per le persone che volevano venire a skateare, magari si sono trovati il park un po' pieno, ma non potevo immaginarmi che ci sarebbe stata così tanta gente. E poi c'è da dire che quel park è molto attivo già di per sé. Fatto sta che dopo un bel po' di tempo e dei trick belli pesi, mi ricordo dei late shove, insomma robe che manco io sarei in grado di fare, quindi GG, complimenti a tutti quelli che hanno partecipato, siamo riusciti a scremare un po' di persone. Piano piano le persone hanno iniziato ad abbandonare la game e arrivare con le ultime persone, grandi ragazzi. Mi ha fatto un sacco piacere, tra l'altro ho stretto amicizia con qualcuno di voi, figo, fighissimo. Gli ultimi quattro, i finalisti, sono loro, seguiteli perché spaccano e sicuramente nel futuro spaccheranno ancora di più. Da quando li ho conosciuti ad adesso hanno già chiuso dei trick che io probabilmente non chiuderò mai, quindi vi conviene seguirli. Vi lascio la game. Se siete d'accordo la restartiamo da zero. Vai, tutti quelli che volete. Ma il problema è che un carro è rombo. Come on.
E così Rom si accaparra delle ruote, niente male, delle 53 mm di Ghetto Blaster. Vi lascio tutto in descrizione col codice per avere il 10% di sconto. Ora rimanevano delle 56 mm. Per chi skate in park non sono male, e tutti loro skatano in quel park. Quindi per qualificarsi, in questo caso, non una game of skate tutto il park, quella ci sarà dopo con i finalisti, ma un best trick. Una ventina di minuti, le persone giravano, io le riprendevo. Bisognava sparare il trick più grosso degli altri. Ci hanno dato giù secchissimo, perché veramente ho visto tanti trick che io non riuscirei probabilmente mai a chiudere. Gente che si cartellava provando triflip e provando hardflip giù da un gheppone. Gente che provava tail 270 out, cioè robe... Non lo so, robe che io stesso mi sogno. Gente che ha usato un po' di strategia, tipo chiudere più trick, ma un po' più semplici, se così vogliamo dire. Oppure che chi ci ha dato secco e ha chiuso tricconi. Fatto sta che tutti bravi, una figata vedere il parco così, gente che si gasava per chiudere. Ma quattro si sono qualificati. Quattro sono stati scelti e sono arrivati alla fine per fare una game o skate. Tutto il park, tutto valeva, nulla escluso. Di questi quattro vi lascio i tag, andateli a seguire perché skatano e skatano anche forte, grandi raga. Via alla game. Dai, dai, provala, provala. Yes. Ha fatto Fibol lì. Poi me lo insegni, Fibol? Down. Yo. Quindi voi prendete lettera così. Oh, man.
Mi fai Fibble sul rail! Oh! Quattro, quattro, lui out, bella. Battuto con onore! Grande, man! Bello! Abbiamo un vincitore! Infortunato! And the winner is... Carlo! Giro! Ah, aspetta, aspetta! Giro! Grazie, grande, man! Strapeso! Ok, 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 incoronato anche abbastanza cringiamente, devo dire. Ci sono Carlo, il vincitore. Si è aggiudicato le 56 mm. Tra l'altro ci ho stretto amicizia, quindi preparatevi, probabilmente lo vedrete nei prossimi video perché si è proposto di aiutarmi, lui è molto forte e mi fa piacere portare contenuti di persone anche più forti di me, spronare e dare spazio alle persone e far girare un po' la community di skateboarding italiana. Davvero i miei complimenti a tutti, ragazzi, è stata una giornata super 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 bella, non vedo l'ora di riorganizzare una roba del genere e sicuramente ci sarà occasione. Come vi ho detto inizio video, ho due completi da regalarvi e devo capire come. Se avete qualche idea nei commenti fatemelo sapere. Detto questo, ho ancora regalato un grip tape lanciandolo in aria. Io spero che il video vi sia piaciuto, a me un sacco. State all'occhio in questi giorni su Instagram, giro su YouTube, perché devo regalarvi questi due completi e in qualche modo ve li regalerò. E preparatevi perché a ottobre ci saranno cose e magliette è uguale a cose. Ci vediamo al prossimo video, guys. Keep it up, keep pushing. Bye. Iscrivetevi, lasciate un commento. Vincent. Sì, siamo Famigeri. Iscrivetevi al canale. Vincent Famigeri. No. TV. No. Fabi Vincent. Ecco a posto. Raga, ci vediamo al prossimo video. Non posso, Vincent.